Ciao a tutti e bentrovati su Milla Docet. Oggi vediamo insieme il congiuntivo, che è uno di quei modi un po' brigosetti che si tendono un po' a sbagliare spesso. Innanzitutto il congiuntivo in latino ha quattro tempi, come in italiano. Presente, imperfetto, che sono gli stessi dell'italiano, perfetto e più che perfetto, che in italiano corrispondono al congiuntivo passato e al congiuntivo trapassato. Prima di vedere i tempi uno per uno, vi ho riportato lo schemino della consecutio temporum. Perché? Perché il congiuntivo, a parte dei casi rari che si chiamano congiuntivo indipendente, che troverete però molto più avanti, normalmente non si usa nella principale, ma si usa nelle subordinate, quelle introdotte, non so, da cum, tipo più cum più congiuntivo, o da ut, con valore finale rispetto a completivo, o nella relativa impropria. Insomma, si trova appunto in dipendenza da una reggente. In ogni caso in cui il congiuntivo sia in una subordinata, cioè in una proposizione dipendente, seguirà la consecutio temporum. So che forse ve l'hanno fatta studiare solo per il compio congiuntivo, ma in realtà la consecutio temporum regola tutti i tempi sempre del congiuntivo. Nello specifico, se nella vostra reggente, cioè nella vostra sovraordinata, c'è un tempo principale, nella vostra subordinata al congiuntivo ci potrà essere o il congiuntivo presente per la contemporaneità o il congiuntivo perfetto per l'anteriorità. Se nella vostra reggente o sovraordinata c'è un tempo storico, nella subordinata ci sarà il congiuntivo imperfetto per la contemporaneità e il congiuntivo più che perfetto per l'anteriorità. È la stessa cosa che vedete, ad esempio, oltre che nel compio congiuntivo per il quale si studia apposta la consecutio temporum, anche nella finale, ad esempio, no? Se la finale è in dipendenza da un tempo principale, vi hanno spiegato che dovete usare il congiuntivo presente. Se la finale è in dipendenza da un tempo storico, userete il congiuntivo imperfetto. Questo perché ovviamente la finale non può essere mai anteriore, perché è sempre proiettata nel presente, anzi, ha un'intenzionalità, quindi qualcosa che non è ancora successo, ok? Quindi la consecutio temporum, che come dire, ve lo spieghi o no, comunque regola sempre le subordinate al congiuntivo. Partiamo dunque dal congiuntivo presente. Tutti ovviamente ci sono nella diatesi attiva e nella diatesi passiva. Alcune volte hanno lo stesso tipo di formazione, come al presente, altre no. Nello specifico, il congiuntivo presente si forma dal tema del presente più la vocale tematica del congiuntivo, che è quello che lo caratterizza rispetto all'indicativo, e le desinenze. Quindi è assolutamente simile all'indicativo, al presente ovviamente, la cosa che cambia è la vocale tematica. Il presente congiuntivo attivo denota un cambiamento della vocale tematica, sì. Allora, nella prima coniugazione, dove sapete normalmente la vocale tematica è A, no? Come laudo, laudare, la vocale tematica del congiuntivo diventa E, quindi al posto di A avete E. Nella seconda, che normalmente nell'indicativo ha E, qui avete EA. Nella terza, che normalmente, vi ricordate, è passata E a I, qui abbiamo A. E nella quarta, che ha normalmente I, qui c'è IA. Di modo che, guardiamo l'attivo, laudo, laudas, laudavi, laudatum, laudare, diventa laudem, e quindi laudem, laudes, laudet, laudemus, lauditis, laudent. Io qui vi ho riportato la traduzione, diciamo, letterale, che sarebbe nel caso di laudo, che io lodi, tuttavia vedrete che nel congiuntivo, come dire, la vostra traduzione sarà sempre subordinata al tipo di proposizione che avete. Quindi quel che, difficile che lo mettiate, non so se una finale, affinché io lodi. O non so, varie cose. Se poi ancora fosse un congiuntivo indipendente, comunque lo tradurreste in maniera diversa. Quindi, di fatto, quel che io lodi lascia un po' anche il tempo che trova, però, giusto per collegarlo anche in italiano a una traduzione concreta, va bene? Nella seconda coniugazione, la vocale cambia e al congiuntivo prende ea, quindi diventerà moneam, moneas, moneat, moneamus, moneatis, moneant. Di là avevate moneo, mones, monet, no? Nella terza coniugazione avete la A, quindi legam, legas, legat, legamus, legatis, legant. Nella quarta avete IA e quindi audiam, audias, audiat, audiamus, audiatis, audiant. Ripeto, non c'è differenza, vedremo anche al passivo, ma è la stessa cosa, tra desinenze, sono sempre le stesse le desinenze, cambia la vocale tematica, questa dovete impararvela, non è complicato, nel senso sono quattro.
perché altrimenti ovviamente lo potete confondere con il presente oppure in alcuni casi anche col futuro. Nello specifico avete notato che nella terza e nella quarta coniugazione la prima persona singolare, quindi legam e audiam, sono uguali alle forme di futuro. Questo, se vi ricordate, ve l'ho già detto quando abbiamo fatto il futuro, succedeva perché nell'indoeuropeo il futuro non c'era, ma si faceva col congiuntivo. E quindi questo spiega come mai per la prima persona in latino, pur cioè a distanza di parecchi secoli rispetto alle attestazioni dell'indoeuropeo che abbiamo, sia mantenuta questa cosa. Quindi, per quanto riguarda la prima persona della terza e della quarta coniugazione, ricordate, potrebbe sempre essere tanto un congiuntivo presente quanto un futuro semplice prima persona. Al passivo succede la stessa cosa. Cioè, tenete la vocale tematica che c'è scritta su, quindi per la prima E, per la seconda EA, per la terza A e per la quarta IA, e ovviamente ci mettete le desinenze di passivo. Di modo che laudo diventa lauder, lauderis, laudetur, laudemur, laudemini, laudentur. Moneo diventerà monear, monearis, moneatur, moneamur, moneamini, moneantur. Lego sarà legar, legaris, legatur, legamur, legamini, legantur. Nella quarta, audiar, audiaris, audiatur, audiamur, audiamini, audiantur. Anche qui sempre c'è omonimia tra legar, terza coniugazione del congiuntivo presente, e il futuro semplice dell'indicativo. Stessa cosa per audiar. Quindi ricordatevi queste due forme. In realtà vi ho detto che normalmente il congiuntivo lo trovate in dipendenza da certe particelle che sono specifiche del congiuntivo, diciamo che a parte il cum normalmente e la relativa impropria, le altre particelle reggono solo il congiuntivo, quindi uno basatevi su quello, tipo lut, no? Esiste anche lut più indicativo, però è molto più raro. E in secondo luogo ricordate che se avete un futuro, dovete avere altri futuri facilmente nella frase, Per cui guardate un po' anche il contesto. Congiuntivo imperfetto è facilissimo, nel senso che vi ho messo il modo che uso io per formarlo, che non è quello che danno le grammatiche in realtà, cioè prendete l'infinito del verbo e ci mettete le desinenze. Normalmente le grammatiche dicono che è il tema del presente più are o ere o ere o ire più le desinenze, però è facilissimo in realtà. Guardate, per laudo il congiuntivo imperfetto attivo è laudare, che significa prendete l'infinito e ci mettete le desinenze, no? Senza fare tutte quelle cose are per la prima, ere per la seconda. E quindi per laudo avremo laudarem, laudares, laudaret, laudaremus, laudaretis, laudarent. Nel passivo, stessa forma unica, diciamo, organica, ovviamente con le desinenze passive, e quindi laudarer, laudareris, laudaretur, laudaremur, laudaremini, laudarentur. Cosa volevo dirvi? Sì, vi ho messo anche la nota in realtà per spiegarvi quello che ho detto, che re sarebbe un vero e proprio suffisso temporale che anticamente viene da sé. La se poi si è trasformata in R, ma lo vedete che rimane tale quale ancora nell'infinito presente di esse e quindi nel congiuntivo imperfetto di essere, che appunto è essem, esses, esset. Comunque anche lì non cambia, prendete l'infinito e ci mettete le desinenze, la mia teoria tiene, come vedete. Allora, per il perfetto invece, cosa succede? Per il lattivo abbiamo una forma organica, per il passivo forma perifrastica, quindi la stessa cosa che troviamo anche ad esempio all'indicativo, no? Per lattivo avremo questa strana cosa che sostanzialmente lo fa assomigliare a un futuro anteriore dell'indicativo, cioè il tema del perfetto. E vabbè, ovvio, è un perfetto. Più er, più i, più le desinenze del presente, del personale, facciamo prima vedere come si forma. Laudaverim, laudaveris, laudaverit, laudaverimus, laudaveritis, laudaverint. Quindi, a parte laudaverim, è esattamente uguale al futuro anteriore. Anche qui però è difficile confonderlo, perché? Perché il futuro anteriore si trova solo in dipendenza da un futuro in latino, non si trova da solo. Per cui già escludete moltissimo, cioè se trovate un verbo così e siete indecisi, soprattutto all'inizio, perché poi imparerete, come dire, ad andare su sicuro mettendolo al 90% perfetto e quindi non vi porrete più il problema. Ma mettiamo all'inizio, no? Che li avete studiati tutti e due da poco e dovete sempre chiedervi, vabbè, se è un perfetto o un futuro anteriore. Il futuro anteriore l'avete solo in dipendenza da un futuro semplice, ok? Quindi se non c'è il futuro semplice, toglietevi dalla testa che sia un futuro anteriore. Se
Se invece c'è un cum piuttosto che un no, ut non c'è perché siamo in anteriorità, piuttosto che, non so, un quique quod, cioè una relativa impropria, piuttosto che quello che volete, sarà facilmente un perfetto. Comunque vi dico, a livello statistico, sempre un po' con le mie statistiche un po' generiche, diciamo che il 90%, anche il 95% delle volte che troverete queste forme è sempre un congiuntivo perfetto, proprio perché il futuro anteriore è un tempo veramente disusato. Al passivo si forma in maniera perifrastica, cioè esattamente come il perfetto passivo dell'indicativo, è la stessa cosa. L'unica cosa è che mentre nell'indicativo usate l'indicativo presente del verbo sum, qui ovviamente siccome siete al congiuntivo usate il congiuntivo, però è identico. Quindi participio perfetto, cioè tema del supino, togliete la ci mettete usa cioè le uscite di prima classe degli aggettivi, più il verbo sum al congiuntivo presente. Ovviamente concordato in genere e numero, e basta, in genere e numero con la parola a cui si riferisce. Quindi laudatus o laudata o laudatum, a seconda che sia un maschile, femminile, neutro, singolare, sim, laudatus, laudata, laudatum, sis, laudatus, laudata, laudatum, sit. Al plurale diventerà laudati o laudate o laudata, simus, laudati, laudate, laudata, sitis, laudati, laudate, laudata, sint. È facile, ripeto, più che altro perché tanto l'avete già studiato nell'indicativo perfetto. Per il più che perfetto, stesso meccanismo, nel senso che all'attivo abbiamo sempre una forma organica e al passivo una forma perifrastica. Attenzione a come si forma il più che perfetto, attivo è stranissimo. Si forma dall'infinito perfetto del verbo. Vi ricordate tipo laudo che fa laudavisse? Eh? E poi ci mettete le desinenze personali, il che conferma la mia teoria che all'infinito, che invece il tempo imperfetto, che è il suo corrispondente, no? Si formi dall'infinito presente con le desinenze. Quindi secondo me torna tutto in realtà. È la grammatica che deve capire questa logica, però vabbè, gliela spiegherò io. Allora, quindi prendete laudavisse e ci mettete le desinenze. Laudavissem, laudavisses, laudavisset, laudavissemus, laudavissetis, laudavissent. Oppure vi ricordate, tema del perfetto, isse più le desinenze è uguale. Cioè, secondo me così è più facile. Però, vedete voi, ok? Per il passivo, stesso discorso che c'è per il più che perfetto dell'indicativo. E quindi, che era, vi ricordate, laudatus eram, bla bla bla, no? Usavate l'imperfetto. Qui succede la stessa cosa, cioè mettete il solito participio perfetto, ovviamente l'imperfetto di sum però del modo congiuntivo, perché siete al congiuntivo e quindi sarà laudatus, laudata, laudatum, essem, laudatus, laudata, laudatum, esses, laudatus, laudata, laudatum, esset, plurale, laudati, laudate, laudata, essemus, laudati, laudate, laudata, essetis, laudati, laudate, laudata, essent. Basta, finito. Quindi è abbastanza semplice di per sé il congiuntivo, però non so perché non se lo ricorda mai nessuno. Probabilmente perché si insiste molto sull'indicativo e poi il congiuntivo ve lo piantano lì. Invece il congiuntivo è molto importante da studiare perché soprattutto il congiuntivo perfetto e il più che perfetto li troverete spesso, anche l'imperfetto, ma l'imperfetto è facile, quindi normalmente quello lì si ricorda. Invece perfetto è più che perfetto con la storia del compio congiuntivo e una serie di cose, e poi comincerete a trovare anche, non so, la trazione modale per cui tante subordinate che non hanno di per sé il congiuntivo lo prendono. Insomma, li troverete frequentemente questi verbi e quindi se siete indecisi va a finire che succede un macello, va bene? Quindi studiateli che sono pochi. Basta, direi che io ho terminato. Se avete domande scrivetemi, no, qui non c'è niente da scrivere, c'è tutto da studiare. E quindi buono studio, grazie dell'attenzione e alla prossima!